L'indomani mi sposto sulle rive del Mediterraneo e raggiungo Acco, conosciuta anche come San Giovanni d'Acri. Anche Acco, come la maggior parte delle città di Israele, mi porta ancora indietro nel tempo. Acco fu l'Aca dei Greci, la Tolemaide di Tolomeo II Filadelfo, la colonia Claudia Felix dell'imperatore Claudio, la San Giovanni d'Acri dei Crociati, l'Acca degli Arabi. Il nome Acco, che sarebbe quello biblico, lo riprese solo nel 1948, a seguito della creazione dello Stato di Israele. Fondata prima del 1500 a.C., la città fu conquistata dagli Assiri verso il 700 a.C. e rimase quasi spopolata sotto Assurbanipal, l'ultimo leggendario re d'Assiria. Nel 332 a.C. fu annessa all'impero di Alessandro Magno. Tolomeo II, re d'Egitto, conquistò la città nel III secolo a.C. Acco divenne, sotto i Seleucidi, una dinastia siriana di origine macedone, un importante centro commerciale e infine una colonia di veterani romani. Nel 395 d.C., dopo la divisione definitiva dell'impero romano, la città venne assorbita dall'impero d'Oriente. Gli arabi se ne impadronirono nel 638 e la mantennero finché non fu conquistata nel 1104 da Re Baldovino I di Gerusalemme. Nel 1187 Saladino, sultano d'Egitto e Siria, riconquistò la città, che in seguito, nel corso della Terza Crociata, cadde nelle mani dei cristiani. Dopo un lungo assedio, nel 1291, Acco fu presa dai Saraceni, musulmani berberi del Nord Africa. I turchi ottomani se ne impossessarono nel 1517. Nel 1799 Napoleone Bonaparte, partito dalla sua base egiziana alla conquista della costa mediterranea, venne bloccato dagli inglesi in questa città. Dal 1918 ad Acri governarono i britannici e la cittadella fu una prigione utilizzata soprattutto per le esecuzioni delle condanne a morte dei prigionieri politici. Nella cittadella prigione di Acco furono incarcerati e impiccati attivisti dei movimenti clandestini ebraici.
La città fu compresa nel territorio assegnato dal piano di spartizione dell'ONU del 1947 allo Stato arabo palestinese. Ma fu occupata dagli ebrei della Haganah, un'organizzazione paramilitare, il 17 maggio 1948. Nei mesi successivi, più di 20.000 palestinesi, che rappresentavano due terzi della popolazione araba, furono espulsi dalla città. Molti edifici della città danno un'idea dell'importanza commerciale che la città ebbe fino alla metà del XIX secolo, quando nella regione era vivo il commercio di pietre preziose che i mercanti di Venezia, Marsiglia, Amsterdam, Anversa e Londra venivano ad acquistare direttamente qui. Il monumento più singolare che la città offre ai suoi visitatori è la Cittadella dei Crociati, un'ampia roccaforte che fu la sede amministrativa e religiosa dei monaci guerrieri. Passo qualche ora a guardare i ragazzi che sfidano la morte tuffandosi tra gli scogli nel mare in tempesta dall'alta muraglia fatta costruire per fronteggiare l'avanzata di Napoleone. Per i giovani di Acco, tuffarsi da questa muraglia è un'usanza che dura da diversi decenni e in passato non sono mancati gli incidenti. Allah, Allah,